Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi vi mostrerò la tecnica del make up no make up, ovvero truccarsi senza sembrare di essere truccati. Intanto vi saluto, sono Selene per chi ancora non mi conoscesse. Appunto dicevo, si può utilizzare questa tecnica quando vogliamo apparire oppure vederci meglio noi stessi usando il trucco, però senza far capire agli altri che abbiamo del trucco sul viso. Subito vi mostro come fare, realizzerò questo video con prodotti low cost in modo che tutti possiate capire che si può realizzare un trucco anche con prodotti economici. Niente, vi saluto, spero che continuate a seguire il video e vi mando un bacio. Allora ragazzi e ragazze, vi dicevo, per realizzare questo trucco la prima fase da adottare, cioè per realizzare questo effetto di trucco che c'è ma non si vede, utilizzeremo questo primer della Catrice. Ho già idratato la pelle, però comunque per far sembrare il nostro viso ancora più luminoso andiamo ad applicare sotto un po' di primer in modo che la pelle sembri appunto più luminosa, in modo che appunto la pelle sembri più luminosa e che questa luminosità provenga appunto dall'interno, no? Come se la nostra pelle fosse super riposata e rilassata. Utilizziamo il primer luminoso appunto per questo. Allora lo facciamo amalgamare bene in modo che poi non crei macchia con il prodotto che andremo ad utilizzare sotto. Poi, appunto, sempre per rimanere sul tema della luminosità, andremo ad applicare un illuminante. Questa è della vecchia collezione di Wycon, di Niloufar. Spero che ci sia ancora negli store Wycon o sul sito. In ogni caso va bene qualsiasi illuminante in crema che potete applicare sotto. Adesso non vi spaventate per la quantità che andrò a mettere, perché poi una volta che metteremo sopra la nostra BB cream l'effetto sembrerà chiaramente molto meno eccessivo. Dove lo posiziono questo illuminante? Sui punti che voglio che risultino effettivamente più luminosi. Vi ripeto, non vi fate spaventare dalla quantità, perché adesso lo andremo a stendere e poi sopra, quando applicheremo la nostra BB cream, si vedrà molto di meno chiaramente. Questo è un illuminante che si può mettere anche al di sopra del fondotinta, però cosa succede? Mettendolo al di sopra comunque si vede che abbiamo applicato un illuminante, invece mettendolo sotto sembra quasi che la nostra pelle appunto sia luminosa di suo e non fa assolutamente spessore in questo caso. Allora, lo vado a stendere anche qua bene sul naso, lo porto anche qua nella fronte. Questi sono i punti di sporgenza che dovrebbero, diciamo, per la conformazione del viso, essere più luminosi. Allora, spalmiamo bene questo illuminante. Vi ripeto, non vi preoccupate di questo effetto super palla da discoteca che vedete adesso, ma fidatevi e continuate a seguire il tutorial per vedere l'effetto finale. Allora, una volta applicato tutto questo illuminante nei punti appunto che vogliamo far risultare più naturalmente illuminati, diciamo, mettiamola così, ecco. Cosa faccio? Mi pulisco un attimo le mani, prendo una BB cream, perché comunque l'effetto deve essere naturale, quindi sopra è inutile che andiamo a mettere un fondotinta matte super coverage. Prendo questa BB cream della Kiko, che è la Green Me, idratante BB cream, semplicemente. E col dito, scusate, ogni tanto mi sta mancando la voce, vado ad applicare la quantità che desidero sul volto. Ok, adesso con l'aiuto di una spugnetta stendo il prodotto. Allora vi faccio vedere, guardate già come copre subito l'illuminante che abbiamo messo sopra, sotto volevo dire, pardon.
Lo metto anche qua nella fronte. Vado bene all'attaccatura dei capelli. Allora, in questo modo il nostro viso, vedete, sembra molto luminoso, però sembra una luminosità che viene da dentro, no? Da dentro la nostra pelle, come se avessimo riposato tantissimo, ci fossimo svegliate super rilassate, anche se non è vero. Allora, va bene qua. Continuo a stendere il prodotto per amalgamarlo meglio, picchiettando anche il prodotto bene all'interno della pelle. Allora, vedete, questa è una tecnica che consiglio soprattutto a chi ha le peli secche, chiaramente, perché una pelle grassa o mista rischierebbe di essere troppo luminosa, ecco, e di risultare poi oleosa. A questo punto andiamo a mettere il correttore. Io di solito utilizzavo questo della Catrice, che è One Drop Coverage, Full Coverage con acido ialuronico, insomma, è decisamente coprente. Però la cosa bella di questo correttore è che anche se è coprente, quindi copre l'occhiaia e uniforma perfettamente la palpebra, non ha spessore perché è liquido, quindi è perfetto per nascondere appunto la zona delle occhiaie e amalgamare la palpebra senza che sembra che ci sia un prodotto sotto. Di solito utilizzavo la colorazione 020 Nude Beige, però purtroppo questo l'ho terminato. Sono andata in negozio a comprarlo nuovo, però ho preso la colorazione 002 True Ivory. Adesso io mi auguro che non sia troppo chiaro. Cosa faccio? Faccio scendere tutto il prodotto dalla pipetta, agito per bene per amalgamare meglio e poi prendo un po' di prodotto, ce ne vuole pochissimo perché è coprente. Lo metto qua, un po' qua e un po' nella palpebra superiore, ecco qui. Ne riprendo un altro pochino e vado qua, ne aggiungo un po' qua. Sempre con la spugnetta, stendo il prodotto. Ah, io veramente adoro questo correttore, guardate, si stende in 2 secondi, anche sotto. Allora, copre. Però è come se non avesse spessore, è fantastico. Secondo me è forse uno dei migliori prodotti della Catrice per quanto riguarda il contorno occhi. Cioè, l'occhiaia è perfettamente coperta, la palpebra uniformata, eppure sembra che non abbia quasi niente sull'occhio. Allora, faccio lo stesso procedimento anche dall'altra parte. Ecco qua, la colorazione pensavo fosse troppo chiara, invece, essendo molto bianca in questo periodo, va bene anche questa. Forse l'altra la usavo più in primavera, che comunque prendevo già in primavera. Di solito sono un po' più colorata di adesso che siamo in pieno inverno. Allora, ecco qua. Questo è il risultato. Adesso dovremo, comunque, per non far sembrare questo trucco troppo artefatto, fissare in alcuni punti. Ad esempio qua, nella zona T, almeno. Non esageriamo con la cipria perché, scusate, prendo un pennello, perché appunto non vogliamo rovinare questo effetto super luminoso, però comunque dobbiamo fissare sia il correttore e un minimo la base, anche qua, senza però perdere la luminosità. Perciò vado ad utilizzare la cipria della Neve Cosmetics, questa qua, che è la Flat Perfection Smoothing Compact Powder Fluffy Matte. È una cipria leggera che non crea eccessivamente spessore sul viso. Ne applico giusto un pizzico, guardate, proprio un po' qua, perché comunque, ok, un po' nel naso, un po' qua negli zigomi, perché queste sono le parti che naturalmente risultano meno luminose. Poi vado un po' qua e sul mento soprattutto.
Poi vado a coprire, a incipriare il contorno occhi, cioè la palpebra e poi sotto leggermente anche il contorno occhi, perché comunque il correttore è uno di quei prodotti che ha bisogno di essere fissato, anche se per chi ha una pelle secca come la mia, questo della Catrice non necessita di chissà quanta cipria per fissarlo. Ne prendo proprio un altro pizzico e vado leggermente a fissare questa parte per fare in modo che poi, quando andremo ad utilizzare i prodotti in polvere, come ad esempio la terra, non creino macchia, ecco. Quindi fissiamo leggermente. Però vedete che la pelle continua ad essere luminosa, bella radiosa. Guardate già la differenza. Sembra che abbia riposato un'eternità, invece no, ho dormito presso a poco 6 ore stanotte. Adesso cosa facciamo? Prendiamo la terra. Uso questa della Debbie che è matte, e il colore è lo 05 ed è la Debbie Blush Experience Matte Finish. Sì, ho sbagliato, scusate, ho preso il blush, arrivo subito. Scusate, ho preso per sbaglio il blush, invece volevo prendere proprio la terra in questo caso. Allora, dicevo, è la terra della Debbie, è la Sun Experience Bronzing Powder con SPF 15 all'interno e io la uso nella tonalità 02, lo trovate scritto qua. Allora, prendo un pennello da terra, che è questo, della Kiko. Prendo un po' di terra, senza esagerare, perché comunque l'effetto deve essere naturale, quindi non è che possiamo farci la strisciatora dopo tutto questo lavoro di terra. Prendo più un pizzico di terra, scotto l'eccesso e vado semplicemente in questa zona per dare un po' di colorito al viso. Vado bene all'attaccatura dei capelli. E a me piace portare il prodotto verso l'alto, per farlo sembrare un po' liftato. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Ok, un po' nella fronte che vado sempre bene vicino all'attaccatura dei capelli. Ma questo lo faccio per camuffare la mia fronte gigante. Perché ho una fronte piccola, non è necessario mettere la terra anche qua. Cioè, si può mettere, sì, però diciamo che io lo faccio per una questione di ottica, per farla sembrare un po' più piccola. E poi, sempre a prendere un altro pizzico, vado leggermente a sfumare qua sotto. E porto giù verso il collo. Allora ne aggiungo un altro pochino qua. Ah, vedete che l'effetto è molto naturale, cioè sì, sembra che abbia del trucco, però allo stesso tempo sembra che sia il mio viso così leggermente colorito, luminoso, riposato, eccetera, eccetera. Adesso prendiamo un blush, io prendo questo della Rimmel, il Maxi Blush, e questo nel colore 001 Tiered Base. Questo è leggermente luminoso, a me piacciono i blush luminosi. Prendo il pennello, avanti e indietro. Allora, prendo il pennello e anche di questo ne applico poco, perché comunque deve sembrare un rosso re naturale sulle gote. Sorrido. Ne metto poco, e lo porto sempre verso la terra in modo che i prodotti si amalghino bene insieme. Allora, volendo, questo tipo di blush si presta anche per essere messo leggermente sul ponto del naso, così. Un po' come quando ci arrossiamo al mare, prendiamo un po' di sole, che si colora questa parte del naso, il ponto del naso. Ecco qua. Adesso cosa faccio per gli occhi? Niente di particolare, comunque il trucco deve rimanere naturale. Riprendo la terra che ho usato per fare il contorno, per scolpire il mio viso, ne prendo un pizzico, scuoto l'eccesso e cosa faccio? Semplicemente vado qua tra la palpebra e il sopracciglio a disegnare una linea, giusto per dare un po' di definizione all'occhio. Considerate che è una terra, quindi non ha la stessa pigmentazione di un ombretto. Però ci serve soltanto per dare un po' di profondità allo sguardo. L'applico anche dall'altra parte. Ecco qua. Allora, mio marito sta ascoltando musica sarda.
Se la sentite in sottofondo, abbiate pietà, ma le ho chiesto di abbassare, ma non so se si sentirà lo stesso nel video. Oggi l'ho messo a fare pulizie, mentre io mi sto truccando e rilassando qua con voi. Fantastico. Allora, vedete che già anche l'occhio sembra più definito senza aver fatto niente di particolare. Io vi consiglio di non mettere qualcosa di eccessivamente luminoso sulla palpebra, perché comunque il trucco deve sembrare naturale, non dobbiamo mettere un colore super, insomma, evidente. Io lo lascerei così. Andiamo ovviamente a mettere il rimmel, però prima di mettere il rimmel vi vorrei far vedere due soluzioni per le labbra. Allora, si potrebbe semplicemente usare un gloss, questo è dell'Astra, ed è Lips Up. Ah no, di Bella Oggi, scusate, non di Astra. Questo l'ho pagato pochissimo, veramente low cost. E comunque vi faccio vedere l'effetto. È un gloss leggermente colorato. Che fa apparire le nostre labbra belle, più succose, più sane anche loro, no? E poi, ho cercato di mettere in questo video tutti i prodotti low cost sotto i 15 euro e ci rientra anche il mio adorato Deep Love di Clio. A me piace un sacco questo mascara, perciò lo utilizzo. E semplicemente sporco un pochino le ciglia di mascara. Mi avvicino così vedete meglio. Faccio bene anche questa parte esterna, in modo da far sembrare il mio occhio più allungato, semplicemente col mascara. Ecco qui. Poi ne prendo un altro po' e lo vado a mettere nell'altro occhio, chiaramente. Mi avvicino così vedo meglio anch'io. Ecco qua, già lo sguardo sembra più aperto, chiaramente col mascara. Poi dicevo, per le labbra voglio fargli vedere anche un'altra alternativa. A me piace molto anche così, vedete? Sembra naturale, sembra quasi che io non sia truccata e che abbia proprio una pelle più bella, come se avessi fatto chissà che trattamento dall'estetista o in una spa, roba del genere. E invece è semplicemente la tecnica del no makeup makeup. Rimuovo il gloss che ho applicato prima e come alternativa, che a me piace molto, utilizzo un altro prodotto di Clio, anche questo sotto i 15 euro, che è il Lip Balm nel colore rosa indiano. È sempre idratante e ha un colore stupendo. Cioè, se magari volete focalizzare l'attenzione sulle labbra, questo è perfetto. Adesso vi faccio vedere come lo applico. Ok, in questo modo l'attenzione, vedete, va subito sulle labbra e comunque sul viso. È un colore portabilissimo da tutti i giorni, io lo adoro. E niente, questo è il risultato finale. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ho dimenticato soltanto l'ultimo step, che è quello delle sopracciglia. Vado a prendere il Make Me Brown di Essence e gli Brown Gel Mascara, che serve semplicemente per andare ad infoltire e colorare leggermente le sopracciglia. Ripeto, ne uso proprio un po', giusto per pettinarle e per farle sembrare leggermente più folte. Vedete già la differenza. Anche il sopracciglio chiaramente ha la sua importanza quando non carichiamo gli occhi, non usiamo chissà che trucco, bisogna concentrarsi più sui dettagli, ovvero la pelle del viso. Ho sbagliato un po', ma faccio così e si leva subito. Queste sono le mie sopracciglia che sono un po' sparse, sporadiche, diciamo. Ecco qua, questo è il look finito. Ditemi cosa ne pensate.
Se vi piace, questo look portabile da tutti i giorni, chiaramente non è una full face, super glam, super strong, però per quando vogliamo vederci meglio, secondo me è perfetta. Cioè, sembra proprio che abbiamo appunto riposato, che siamo belle sveglie. Ditemi voi cosa ne pensate e se preferite questo tipo di trucco oppure se preferite i trucchi più complicati, fatti da insomma prodotti più pesanti, eccetera, eccetera. Adesso datemi un secondo che sciolgo i capelli e vi faccio vedere il risultato finale, diciamo. Allora, questo è il risultato finale con i capelli sciolti. Ditemi un po' cosa ne pensate. Mi avvicino per farvi vedere meglio. Viso super luminoso, trucco molto delicato da tutti i giorni. Lasciatemi un commento e ricordatevi di iscrivervi al canale e di supportarmi con un pollice all'insù. Vi ringrazio per aver seguito anche questo video e vi saluto. Ciao ragazzi, ciao ragazze!